Da Chiavenna, riviente località dell'omonima valle, è il live show con Nicola Prati. Gli ospiti di questa sera sono Luca Lisignoli, Luca Salvadalena. Inoltre non perdetevi la top 10. Chi vi parla al microfono è Manuel 5. Ed ora soffice, delizioso e disponibile anche alla menta, Nicola Prati. Grazie mille, grazie. Benvenuti al live show, grazie, grazie. Io sono Nicola Prati, il conduttore più amato di tutta la TV italiana. Oh, è estate, siete contenti? È sbocciata l'estate. Esatto. Caldo, sole, gente che può andare a fare il bagno, insomma, finalmente siamo arrivati alla tanto aspettata estate. Pensate, fa così caldo che l'altro giorno ero a Milano e ho visto due turisti ripararsi dal sole all'ombra del sedere di Valeria Marini. Fa così caldo che in Valtellina ho visto gente riempire d'acqua le buche della statale 36 e entrarci per fare il bagno. Esatto, quello che intendevo. Oh, avete sentito di Lele Mora? Arrestato, basta, finita. Finalmente ci siamo tolti anche Lele Mora dalla circolazione. È riuscito a far fallire la sua società di management di artisti VIP. Adesso già mi vedo i servizi di Barbara D'Urso pomeriggio 5. Volete liberare Lele Mora? Manda un sms al 4848. Pare che hanno scoperto Lele Mora perché trasferiva fondi illeciti dall'Italia alla Svizzera. Aveva un conto segreto in Svizzera e i fondi neri, i segreti della sua società finivano lì. La Guardia di Finanza dice che abbia distratto 8 milioni e mezzo di euro. Altrettanti telespettatori li ha distratti con le proprie vallette. Appena si è trovato la forza dell'ordine a casa, la Guardia di Finanza in casa, Lele Mora ha chiesto: per quale motivo mi arrestate? Faccia lei, gli ha risposto. Appena saputo dell'arresto, tra l'altro, Beppe Signori ha commentato: prima o poi succedeva, ci avrei scommesso. Beppe Signori tra il pubblico, esatto, bella cravatta, Beppe. Oh, avete sentito l'avvenimento politico delle ultime settimane, il convegno nazionale annuale della Lega Nord? Hanno parlato come al solito Bossi, Maroni, i soliti politici della Lega, si sono trovati a Pontida come ogni anno e hanno discusso della situazione politica, della situazione dell'Italia, dell'economia, insomma i problemi che ci affliggono, hanno cercato di trovare una soluzione. Non tutti gli italiani hanno potuto vedere in TV questo convegno, voglio dire, avevano magari di meglio da fare. E per ovviare a questo piccolo, grande, come volete, problema, abbiamo deciso di al live show di mostrarvi una clip, un estratto, le cose migliori uscite dal convegno di Pontida. Guardiamo. La Lega è Roma padrona. La parte c'è Tremonti che sostiene il contrario, diciamo. La Lega, questa l'hanno fatta, se l'hanno fatta, l'ho cancellata. Arrivo in piazza l'isola di Via Vena. La Lega. Esatto, le cose migliori del discorso di Bossa Pontida. Poi parliamo un po' di noi, parliamo della provincia di Sondrio. È successo qualcosa alla faccia di chi dice che non succede mai niente qui da noi? Penso che il caldo abbia dato la testa di molta persone, molta gente, perché pensate, il sindaco di Cosio prima ha deliberato un incontro con 130 elettori, con 130 cittadini di Cosio, e poi il giorno previsto per la riunione non si è presentato. Un ottimo modo per ingrassarsi gli elettori, no? Ma la cosa migliore comunque è questa: un 17enne di Chiesa in Valmalenco, pensate, ha rubato l'auto dei genitori, è andato a farsi un giro per il paese, ha tamponato un veicolo, ha ferito il conducente e è scappato. Ovviamente non è stato contento di fare solo questo, ha deciso di fermarsi, fotografare col suo cellulare tutta la scena, ecco così. È andato a casa e cosa abbiamo pensato di fare? Pubblicare tutto su Facebook.
un eroe, un genio. Ovviamente dopo due ore è stato beccato subito dalla forza dell'ordine. Eroe, complimenti. Comunque, dopo questi ultimi fatti, se su Google andate a digitare provincia di Sondrio e idiota, non esce più la mia faccia. ve lo dico ogni volta, forse siete stufi anche voi, sono stufo anch'io, ma non possiamo andare avanti così. Bruno Vespa e il suo libro sono sempre i soliti discorsi che faccio. È uscito il libro, è in vendita, continua a fare promozione, insomma, un mattone alto così. Non lo sta leggendo nessuno. E se anche lo leggete, dimenticatevelo, basta, stop, fate quello che vi dico. Cose più divertenti da fare che leggere il libro di Bruno Vespa. Vediamo. Ok, torniamo tra poco, restate con noi, siamo ancora con noi ritrovati, Luca Lignoli e Luca Salvadalena, tra poco con la questione della serata. Tra poco, Luca Lignoli! Qualcuno di voi ha un posto da consigliarmi per le ferie? Vuoi internet wifi gratuito in tutta la Val Chiavenna? Mandaci una mail a info@risorgimente.org. Bentornati, grazie. Ok, iniziare un po' a ringraziare il pubblico perché sapete ormai è un po' che lo show va in onda, iniziano a fermarmi, a chiedermi come va lo show, come fai a farlo, complimenti, come fai a fare quello, dove trovi quell'idea, come... insomma fa piacere, sempre un po' di complimenti, non guastano mai per una persona triste come me. E diciamo poi ci sono quei simpatici fatti che comunque ti fanno sempre piacere perché sai, l'altro giorno per esempio ero su internet, non facevo niente, digitavo il mio nome a caso in Google e mi è capitato sotto mano un articolo di eBay, sapete eBay è un grande sito, una community dove gente mette in vendita oggetti, si può comprare cose rubate a basso costo. E tra le tante cose c'era anche, guardate, ora ve lo mostro, guardate qui, ok, guardate, autografo di Nicola Prati, originale del live show. Mi sono illuminato, dico, ma come? Non mi ricordo neanche di aver fatto un autografo e già qualcuno lo prende e lo vende su eBay? Complimenti. Allora vado a vedere l'inserzione, 15 euro, dico, wow, quasi quasi me lo compro. Poi scendo, vado a vedere la foto, guardate. Dice Franco. Fa piacere essere riconosciuto, Ok, vabbè, dai. Oh signori, come sempre è il momento della top 10 della serata! Direttamente dall'Ente Nazionale Informazioni Varie, la top 10 delle 10 scuse del 17enne di Chiesa in Valmalenco. Questa storia veramente mi ha fatto ridere. Non lo so, non ho altre parole che idiozia, a prendere la macchina dei genitori, a andare, tamponare, ferire un uomo, scappare e addirittura fermarti, fare le fotografie per metterle su Facebook. Non ho altre parole, veramente, idiozia, neanch'io arrivo tanto. Vabbè, comunque il 17enne si sia scusato e noi questa sera abbiamo qui le 10 scuse che ha utilizzato con le forze dell'ordine. Numero 10, venivo da destra. Numero 9, non sapevo non si potesse guidare senza patente. Numero 8, tranquilli, pago tutto io, ho la polizza casco. Numero 7, cos'è? Adesso non posso neanche più tamponare e ferire persone come quando mi pare piace? Numero 6, stavo andando verso la scuola guida. Numero 5, tutta invidia, perché le foto le ho scattate col mio nuovo iPhone. Numero 4, per fortuna non si sono accorti che ero ubriaco. Numero 3, era l'unico modo che conoscevo per diventare protagonista di una top 10 del live show. Numero 2, grazie a quelle foto, adesso su Facebook, alla voce situazione sentimentale, posso scrivere, ho una relazione complicata con l'intelligenza.
numero uno della top 10 delle 10 scuse del 17enne di Chiesa in Valmalenco. Avete ragione, forse era meglio se avessi fatto un video. Ok, torniamo tra poco, tutti i signori.